canale YouTube di Luigi Gaudio. Allora, il sogno Scipionis, paragrafi dal 15 in poi, e dice poi dopo: qui non huc ad vos venire propero, quindi perché non mi affretto a venire da voi? Quin, allora, siamo al paragrafo 15, quin stavolta significherebbe perché non, perché non proprio mi affretto a venire da voi, qui da voi, perché non mi affretto a venire da voi. Insomma, huc è un complemento di motologo, è un avverbio di luogo, meglio. Ad vos pure è un altro complemento di moto a luogo. Venire è l'infinito di venio, venis, veni, ventum, venire. È propero, è da propero, properas, properavi, properato, un properare, vuol dire affrettarsi. Insomma, si chiede Scipione Emiliano: se l'anima è ingabbiata dal corpo e la cosa più desiderabile per l'anima è arrivare qui, huc, cioè sulla Via Lattea, laddove si trovano, come abbiamo visto la volta scorsa, i benefattori della patria, cioè la condizione più invidiabile, più desiderabile, meglio, per l'anima, è questa. Perché io non mi sbrigo a venire da voi? Perché non mi tolgo la vita, scusa? Cioè, mi sembra la cosa più logica e razionale del mondo, dice Scipione Emiliano. Se l'anima è ingabbiata dal corpo e si può liberare solamente con la morte, io affretto la cosa, no, proprio, mi affretto, cioè mi tolgo la vita e così basta, sono libero, finalmente la mia anima è libera di liberarsi verso il cielo, verso la Via Lattea, basta. Quindi risoluzione di tutto. Stiamo parlando ovviamente della questione del suicidio, se suicidarsi oppure no. È evidente qua che noi dobbiamo avere in mente che secondo gli stoici il suicidio non è una cosa così negativa, anzi, per gli stoici, quando una persona stavo dicendo quindi che per gli stoici, se c'è una situazione politica, per esempio, in cui il sapiente si trova circondato, si trova oppresso, allora togliersi la vita in quel caso non è un disonore per lo stoico. Allora noi dobbiamo dire che le posizioni però sono tante, no? E inoltre Cicerone non è, è un eclettico, sia Cicerone sia Seneca si fanno un loro, tra virgolette, sistema filosofico, prendendo un po' dall'uno e un po' dall'altro. Diciamo che, per esempio, sotto questo aspetto, Cicerone e Seneca non hanno la stessa identica idea, in quanto Seneca poi valorizzerà questa tesi stoica della suicidio, tant'è vero che Seneca poi alla fine si suiciderà lui stesso. Era comunque un'idea che serpeggiava negli ambienti filostoici, negli ambienti senatori, intendo dire, negli anni intorno al 63, 64, 65, quando effettivamente poi Nerone, come dire, scongiurò la congiura dei pisoni, gli stoici, questi congiurati, si tolsero la vita. Invece Cicerone dice no, Cicerone è contrario al suicidio, e quindi in maniera un po' dialogica, diciamo così, stanno parlando Scipione Emiliano e suo padre Lucio Emilio Paolo. Se non sbaglio era stato Lucio Emilio Paolo che si era presentato ai due Scipioni, diciamo che si presenta poi Paulus. Cioè, ricordate, alla fine del paragrafo 14, pagina precedente, si presenta Lucio Emilio Paolo. E Scipione Emiliano a questo punto fa questa domanda, alla quale risponderà, come vedremo, proprio suo padre. Cioè chiede: ma non è il caso di affrettare la morte, cioè di togliersi la vita in modo da poter godere di questo stato di perfezione? Come vedremo, la risposta sarà negativa. No, non sarà il caso di fare così. No? Non est ita inquitille. Infatti, non è così. Non è giusto.
in cui tille, cioè ille sarebbe, abbiamo detto, Lucio Emilio Paolo. Non è così, le cose non stanno così. Nisi enim deus is, cuius hoc templum est omne quod cospicis, istis te corporis custodis liberaverit, uc tibi adius patere non potest. Che vuol dire quindi? Nisi enim cum. Non ti può infatti essere aperto l'accesso al cielo, aditus uc patere non potest, abbiamo tradotto prima questa frase, la frase principale, non ti può essere aperto l'accesso, l'adito, l'ingresso qui, al cielo, qui, in questo posto, insomma, se non quando quel Dio, nisi cum, se non quando quel Dio, cui appartiene tutto questo spazio che vedi, del quale è, quindi al quale appartiene, letteralmente del quale è tutto questo spazio che vedi, ti avrà liberato da questi lacci del corpo, ti avrà liberato da questa prigione del corpo. Se non quando questo Dio, di cui è tutto questo spazio che vedi, ti avrà liberato da questa prigione del corpo. Allora, per te, Tibi, non può essere aperto, patere, pateo, pates, patui, patere, è della seconda coniugazione, quindi pateo, pates, patui, patere, della seconda. Non può essere aperto per te, aditus quindi è soggetto di questa frase principale. Aditus è infatti un nome della quarta declinazione, però è al nominativo qui, per te, a tuo vantaggio, non so, quindi dativo di vantaggio, uc abbiamo tradotto al cielo, verso qui letteralmente sarebbe, perché uc è un avverbio di luogo, di moto a luogo, infatti enim, se non quando, nisi è la congiunzione ipotetica negativa, quando abbiamo tradotto il cum, se non quando liberaverit, se non quando ti avrà liberato, quindi è un cum temporale, è un cum più indicativo, è un cum più futuro anteriore, liberaverit futuro anteriore, se non quando questo Dio, is Deus, è il soggetto più attributo, cuius hoc templum est, del quale è questo tempio, quindi questo spazio, scusate, abbiamo già spiegato che cosa vuol dire templum in questo caso, no, lo spiego bene. Allora, templum in questo caso indica la vastità del cielo, dell'universo, del firmamento, che è visto come una volta, ecco perché viene chiamato anche templum, perché il templum e i templi anche avevano le volte, quindi soffitti, chiamiamoli così, no? Quindi in questo caso templum non significa tempio, ma significa questo spazio, questa immensità, no? Hoc templum infatti è il nominativo neutro singolare, quindi c'è un cuius che indica specificazione, insomma, appartenenza, no? Poi c'è il verbo essere e poi c'è questo soggetto più attributo, hoc templum, al nominativo neutro singolare, quod conspicis, che tu vedi, quod riferito appunto a templum, al neutro, però questa volta è accusativo, perché nella frase relativa quod tu conspicis, tu è soggetto, quod è complemento oggetto e conspicis è predicato verbale, da conspicio, conspicis, conspexi, conspectum, conspicere, conspicere. Poi c'è il liberaverit, che è futuro anteriore di libera o libera, se liberavi, liberato, un liberare, di cui abbiamo già parlato prima, se non quando questo Dio ti avrà liberato te, quindi te è complemento oggetto, tu i tibi, te, all'accusativo, da questi custodis, abbiamo da questi ceppi, da questi legami, da questa prigione, di per sé istis custodis sarebbe un ablativo plurale, una specie di ablativo di allontanamento, separazione, perché il verbo libero ovviamente regge
complemento di allontanamento o separazione, senza neanche la preposizione stavolta. Qua non c'è la preposizione, in genere c'è la preposizione è o ex de, più ablativo, questa volta senza neanche preposizione, tanto il verbo libero si sa già che regge ovviamente questa allontanamento o separazione, e corporis invece è il complemento di specificazione. Benissimo. Homines enim sunt ac lege generati qui tu eri. Ecco sì, dobbiamo spiegare questo. Attraverso queste parole di Lucio Emilio Paolo si esprime una condanna, la condanna del suicidio. In questo, quindi, diciamo che Cicerone prende da Platone. Vi ricordate, abbiamo spiegato che gli stoici ammettevano anche il suicidio, invece Platone no. Platone dice, infatti, che non ci si può togliere comunque la vita. Quindi, una condanna abbastanza netta del suicidio. Non si può affrettare. L'anima, è vero, nel momento della morte si libera, però il processo di liberazione dell'anima deve avvenire naturalmente, solo con la morte corporea. Non può essere cercato volontariamente per poter accelerare il ritorno al cielo. I pitagorici e Platone non giudicavano legittimo il suicidio. È questo quello che afferma Lucio Emilio Paolo, intervenuto nella conversazione tra il figlio Emiliano, Publio Cornelio Scipione Emiliano, e il padre, diciamo, Africano Maggiore. Insomma, è vero che, come aveva già detto Africano Maggiore, vi ricordate nei paragrafi precedenti, l'impegno politico è la strada per poter accedere alla Via Lattea, quindi a questa sede privilegiata del cielo. Tuttavia, non è concesso, diciamo, anticipare questo momento con il suicidio. Dio è l'unico al quale, Dio che ha dato l'anima all'uomo, è l'unico al quale è consentito di togliere quest'anima all'uomo. Al contrario, invece, vi dicevo di quanto affermano gli stoici. Infatti, gli stoici dicevano, ammettevano il suicidio come soluzione estrema nel caso di un dolore insopportabile o di una malattia incurabile, oppure nel caso, vi dicevo, appunto, di una situazione politica insostenibile. Invece no, i platonici, gli orfici pitagorico-platonici e anche, a quanto pare, Cicerone, non ammettevano, non giustificavano il suicidio. Homines etiam sunt ac lege generati. Infatti, gli uomini sono nati con questo destino, con questa legge, con questa regola. Gli uomini, infatti, sono nati con questa regola. Qui tuerentur illum globum, quae in hoc templo medium vides, quae terra dicitur. Cioè, per proteggere quella sfera che tu vedi in mezzo a questo cielo. Gli uomini, infatti, sono stati generati con questa legge, con questa regola, addirittura con questo scopo, perché qui tu erentur è una relativa con valore finale, quindi per proteggere illum globum, quella sfera che tu vedi in mezzo a questo cielo, quae terra dicitur, che è chiamata terra. Isque animus datus est ex illis sempiternis ignibus. E a questi, cioè agli uomini, l'anima è stata data da quei fuochi eterni che voi chiamate, diciamo, sidera et stellas, astri e stelle. E agli uomini l'anima è stata data da quei fuochi eterni che voi chiamate astri e stelle, quei globose et rotunde, che globose rotunde, divinis animate mentibus, circulo suo conficio, che sferiche e rotonde, divinis animate mentibus, animate da menti divine, compiono suo circulo orbites, le loro orbite circolari con rapidità straordinaria, che sferiche rotonde animate da menti divine compiono le loro orbite circolari con rapidità straordinaria. Allora, infatti, gli uomini, homines, è soggetto.
Allora sono stati generati, H legge generati, generati infatti è un participio perfetto, genero, generas, generavi, generato, un generare, nominativo maschile plurale riferito a homines, generati, H legge, con questa regola, H legge, quindi con questa legge. Assume una funzione prolettica, vuol dire quindi che anticipa quello che poi viene detto in seguito e anticipa quindi la finale. La finale questa volta è resa con una relativa implicita, una relativa, scusate, volevo dire, una relativa impropria, volevo dire, una relativa impropria al congiuntivo con valore finale, qui tu erentur. Tu erentur, infatti, è il congiuntivo imperfetto, terza persona plurale da tuer, tu eris, tui, tu sum, tu eri. E quindi esprime proprio questa finale, lo scopo, per proteggere, per difendere. Tue ore infatti vuol dire difendere, proteggere. Illum globum, quella sfera, ecco, ricordatevi che loro si trovano sulla Via Lattea. Dall'alto della Via Lattea vedono tutto quanto, vedono in particolar modo la Terra lontana al centro dell'universo, perché ovviamente concezione geocentrica, no? Quella sfera, illum globum, quindi complemento oggetto, all'accusativo. Quem, quella sfera che in hoc templum medium vidi, che tu vedi, vides è presente indicativo seconda persona singolare, in hoc templum medium, ecco, in hoc templum medium, di per sé medium sarebbe aggettivo, no? Attributo, però è funzione predicativa, quindi non si traduce in questo cielo mediano, ma si traduce in mezzo a questo cielo. Il fatto che templum significhi cielo l'ho già spiegato prima, perché templum significa anche volta, volta dell'universo in questo caso. E quindi meglio tradurlo però con una funzione predicativa questo medium. Effettivamente medium sarebbe un aggettivo, diciamo, però qua si traduce con una funzione predicativa. In mezzo a questo tempio, in hoc templum medium. Medium, no, scusate, qua medium è all'accusativo riferito a globum, a quem, sarebbe, è vero, è attributo, ma attributo di quem, no? Attributo di globum, insomma, al neutro, accusativo. Poi però noi l'abbiamo tradotto insieme a in hoc templo. In hoc templo sarebbe in più ablativo di stato in luogo. L'abbiamo tradotto però, per forza dobbiamo tradurlo in modo un po' più libero. Non possiamo tradurlo che tu vedi mediana in questo cielo, ma dobbiamo tradurlo che tu vedi in mezzo a questo cielo. Avete capito il problema qual è? Di per sé medium sarebbe riferito a quem. Quaeterra dicitur, che è chiamata, che è detta terra, terra quindi è un predicativo del soggetto. Dicitur è ovviamente la terza persona singolare nel presente indicativo passivo di dico. Iis, que sta per et iis, e agli uomini, e a questi, e ad essi. Animus datus est, è stata data un'anima. Ricordatevi che animus animi vuol dire anima, ecco. Datus est è perfetto indicativo passivo. Dodas dei datum dare. Ex illis sempiterni signibus, da quei fuochi eterni. Ecco, dovete sapere anche, presso gli antichi, avevano una visione, una concezione astronomica diversa rispetto a noi. E per loro queste sfere, questi astri appartenevano alla natura del fuoco. Pensavano infatti che c'era la sfera del fuoco, insomma, che l'anima si generasse da lì, cioè che l'anima viene dal cielo. Questa è la concezione platonica, giusto? Oh. Ora, però, qui ovviamente sono cristiani questi, no? Quindi, che cosa pensavano allora? Pensavano che l'anima provenisse da un fuoco generatore che si trovava sugli astri. Ecco che cosa vuol dire, quindi ex illis sempiterni signibus. L'anima è stata data a questi, cioè agli uomini, da quei fuochi eterni, da quegli astri. Que siderat stellas vocatis, quelle che voi chiamate sidera, cioè abbiamo tradotto gli astri, et stellas. Ovviamente i pianeti sono dentro anche gli astri, no? Sidera. Astri in generale, quindi non solo stelle, ma anche pianeti. Quindi sidera et stellas
è ovviamente un predicativo dell'oggetto, che voi chiamate, vocatis, presente indicativo, seconda persona plurale, voi chiamate astri e stelle, cioè que è complemento oggetto, voi chiamate quelle astri e stelle, quindi sidera stellas è predicativo dell'oggetto, que è complemento oggetto, neutro, accusativo plurale, sidera stellas, altri accusativi plurali, predicativi dell'oggetto, que globose et rotunde, quindi che sferiche e circolari, quindi globose et rotunde invece è predicativo del soggetto, cioè soggetto, il que, questa frase relativa, il soggetto è dato dallo stesso pronome relativo al neutro nominativo plurale, que, e quindi globose et rotunde si riferisce al soggetto, però è funzione predicativa ovviamente, no? Quindi predicativo del soggetto, che sferiche e rotonde, Divinis animate mentibus, animate da menti divine, quindi animate, participo perfetto, animo, animas, animavi, animatum, animare. Divinis mentibus, da menti divine, complemento di causa efficiente, animate da menti divine, generate da menti divine. Quindi divinis mentibus è complemento di causa efficiente, è l'ablativo semplice. Circulo suo sorbesque conficiunt, realizzano, compiono, conficiunt, portano a compimento. Infatti conficiunt è presente indicativo terza persona plurale di conficio, confici, confeci, confectum, configere. Realizzano, compiono, suos circulos et orbes. Ecco, abbiamo messo insieme, come se fosse un endiadi in italiano, abbiamo tradotto insieme come un endiadi, compiono le loro orbite circolari. Letteralmente, compiono i loro circoli e le loro orbite, nel senso che sono separate, sono due complementi oggetto in latino. In latino, circulos et orbes sono due complementi oggetto. Celeritate mirabili è un ablativo di modo, con straordinaria rapidità, celerità. Quare et tibi publi et pis omnibus retinendus animus est in custodia corporis, nec in usu eius, a quo illest vobis datus, ex omnibum vita migrandum est, Nemunus humanum assignatum a Deo defugisse videami. Perciò, et tibi, et questa volta ha un valore aggiuntivo, non ha un valore copulativo. Perciò, anche, oh maledizione, sarebbe un dativo, però attenzione, questa è una perifrastica, poi vedremo, retinendus est, una perifrastica passiva, quindi la volgiamo poi all'attivo. Perciò, anche tu, o Publio, e gli uomini pii, anche tu, o Publio, e anche gli uomini pii devono trattenere l'anima nel carcere del corpo. Perciò anche tu, o Publio, e gli uomini pii dovete, tu e gli uomini pii dovete, insomma, dovete trattenere l'anima nel carcere del corpo, nec in usu eius. Nec in usu eius vuol dire e non contro il volere di colui dal quale ille est vobis datus, dal quale vi è stata data l'anima, e non contro il volere di colui dal quale vi è stata data ex hominum vita, non dovete uscire dalla vita umana contro il volere di colui dal quale vi è stata data, né munus humanum assignatum a Deo defugisse videani, affinché non sembriate sfuggire al munus humanum, al compito umano assegnatovi da Dio. Affinché non sembriate sfuggire dal compito umano assegnatovi da Dio. Perciò, quare per la qualcosa, et, abbiamo già detto, aggiuntivo, anche tibi è il dativo d'agente. Nella perifrastica passiva, chi compie l'azione viene spesso col dativo, il dativo d'agente. Ecco perché poi traducendo all'attivo, abbiamo tradotto tu e gli uomini pii, anche questo è il dativo d'agente, quis hominibus, dovete trattenere, cioè retinendus,
retinendus, se non sbaglio, no, sì, giusto, retinendus, è la perifrasica passiva. Ovviamente animus in latino è il soggetto, perché è il soggetto della perifrasica passiva. Retinio, retines, retinui, retentum, retinee, retinere della seconda, retinio, giusto? Dovete trattenere l'anima. Quindi anima, noi in italiano l'abbiamo tradotto complemento oggetto, abbiamo tradotto tibi et pis omnibus, l'abbiamo tradotto soggetto, no? Animus complemento oggetto, in custodia corporis, nel carcere del corpo, insomma, stato il luogo, o stato il luogo figurato, non so, in più ablativo, corporis è complemento di specificazione, nec iniussu eius, iniussu, contro la volontà, iniussu è uno di quegli ablativi della quarta declinazione, difettivi perché sono magari nomi che si trovano solamente all'ablativo. Vi ricordate, ius iniussu imperatur rogatu postulatu? Quindi, nec iniussu è una specie di litote non contro il volere, cioè, quindi seguendo il volere, no? Assecondando il volere, no? Eius di colui. Eius è un complemento di specificazione di colui dal quale a quo, e quindi questo è un complemento d'agente a quo, dal quale ille animus, quell'anima, est vobis dato, è stata data a voi. Vobis è un dativo di termine, è stata data, datus est, è perfetto indicativo passivo di dodas dedi datum dare, è stata data a voi. Ex hominum vitam vigrandum est. Non dovete, non dovete, nec, non dovete uscire dalla vita, abbiamo tradotto così. Voi non dovete uscire dalla vita. Quindi in questo caso si trattava di una coniugazione perifrastica impersonale. Prima c'era una coniugazione perifrastica personale perché aveva il soggetto che era animus. Invece adesso migrandum est, insomma, impersonale. Non, in latino sarebbe il termine, non si deve. Non si deve uscire da parte vostra, impossibile tradurlo letteralmente. Lo volgiamo all'attivo, e quindi voi non dovete uscire. Migro migras, migravi migratum migrare. Ex hominum vita, ex, eo ex uscire da, quindi complemento di moto da luogo, ex vita, eo ex, o de più ablatite, più ablativo, ex vita, hominum è un complemento di specificazione, è un genitivo plurale, dalla vita degli uomini, letteralmente. Bene, poi abbiamo ne videamini. Che cos'è ne videamini? È una finale negativa, bravissimi. Infatti, affinché voi non sembriate, affinché voi non sembriate, è un congiuntivo presente di videor, diciamo, no? Videor vuol dire sembrare, no? Cioè, passivo di video, in realtà, come ben sapete, sapete benissimo, significa sembrare. Affinché voi non sembriate, congiuntivo presente, video vides, vidi visum videre, sembrate defugis, sfuggire, defugisse, defugio, defugis, defugivi, defugitum, defugire, sfuggire alla munus humanum, cioè al compito degli uomini. Il compito degli uomini, l'abbiamo già detto prima, è quello di, insomma, di difendere, di proteggere questa sfera, la terra in cui si trovano a vivere, no? Affinché voi non sembriate sfuggire a quel munus humanus, perché? Perché defugio regge l'accusativo. Noi in italiano sfuggire in italiano è intransitivo, invece in latino sfuggire è transitivo. No? Sfuggire è il compito umano assegnato a Deo, quel compito è stato assegnato a voi dal Dio, dalla divinità, quindi al signo, al signas, ad signave, assegnato ma ad assegnare participio perfetto, e poi a Deo è complemento d'agente. Dai, leggiamo un po' in italiano adesso, oh, direttamente in italiano senza tradurre. E continua, insomma, il dialogo fra i nostri. Diciamo che Lucio Emilio Paolo è intervenuto e poi dopo, diciamo, si defilerà, ecco. Continua quindi il dialogo soprattutto fra i due Scipioni. Ma Scipione, come questo tuo nonno, come me che ti generai, così anche tu coltiva la giustizia e la pietà. Ah, ecco, quindi vedete, nel paragrafo 16 continua a parlare Lucio Emilio Paolo. Quindi, caro Scipione l'Emiliano, caro figlio mio, no? Come questo tuo nonno, Scipione l'Africano, come me, che sono Lucio Emilio Paolo, che ti generai,
Così anche tu coltiva la giustizia e la pietà, la quale, pur essendo già di grande importanza nei rapporti con i genitori e i familiari, lo è di grandissima nei confronti della patria. Ecco, quindi, carissimo Scipione, devi continuare a coltivare i valori, la virtù, la giustizia e la pietà. Attenzione, soprattutto nei confronti della patria. Quindi, come stavamo spiegando, no? La volta scorsa, sono le virtù civili, politiche, quelle esaltate nel Somnium Scipionis. Una tal vita è la via che porta in cielo, e a questa accolta di quelli che già vissero e che, liberati dal corpo, abitano il luogo che vedi. E adesso consisteva in un cerchio lucente. Aspetta, fermiamoci un attimo qua. Accolta, è un'accolta, una raccolta, una massa, uno stuolo, una schiera, che è la schiera dei beati. L'abbiamo già spiegato, che la schiera dei beati per Cicerone è la schiera dei reggitori dello Stato, degli uomini politici, dei generali che vincono e sconfiggono i nemici. Oh. Quindi, se continuerai a fare quello che stai facendo adesso, ricordiamoci infatti che Scipione Emiliano nel 149 a.C. Appunto aveva già un ruolo all'interno dell'esercito, pur non essendo ancora generale. Ecco, se continuerai a fare questo, potrai godere poi di questa vita eterna insieme con noi, potrai godere di questo luogo privilegiato della Via Lattea. E infatti dice la Via Lattea, oh, ed esso consisteva in un cerchio lucente di vivissimo candore tra le fiamme tra le fiamme degli astri, e che voi chiamate, come apprendeste dagli Elleni, Via Lattea. Ecco, qui insomma, noi adesso sappiamo che cos'è la Via Lattea. Noi adesso sappiamo che siamo dentro la Via Lattea, che è la nostra galassia, eccetera, eccetera. Ma gli antichi non lo sapevano. Vedevano questa scia, dicevano, pensavano che fosse, chissà, non sapevano bene che cosa, no? E l'avevano chiamata in questo modo, no? Del resto sapete che anche proprio nel greco, no? Il termine greco, per esempio, galassia, ha a che fare con latte, cioè di latte, galassia, no? Quindi c'era questa timone. Vediamo questa schiera, questa striscia bianca nel cielo, e la interpretavano così. E a me, che di lì lo contemplavo, tutto il resto mi appariva bellissimo e mirabile. Ecco, l'esperienza di Scipione l'Emiliano, che vede dall'alto, è concesso a lui in vita, diciamo, di vedere dall'alto tutto quanto l'ordine dell'universo. Provate a immaginare come abbia ispirato Dante, no? Che ovviamente anche lui esprime, mette per iscritto un'esperienza del genere. Cioè quella di aver visto, no? Tutto quanto l'universo dai cieli, come stiamo vedendo nella cantica del paradiso. No? Anche a Scipione Emiliano tocca questo. Quindi. Lo spettacolo bellissimo, ammirabile, di tutti quanti i cieli e della loro armonia, del loro ordine. Vi erano infatti quelle stelle che di qui mai abbiamo visto. Intuiscono gli antichi che ci sono delle stelle che non si riescono a vedere a occhio nudo, che esistono, sono innumerevoli, quindi la concezione astronomica, diciamo, degli antichi. E tale la grandezza di queste tutte, quale mai abbiamo sospettato possibile, poiché la più piccola era quella che, la più lontana dal cielo, la più vicina alla terra, risplendeva di luce non propria. Ah sì, guarda un po', qual è la sfera più piccola che non risplende di luce propria? Domanda, vediamo, secondo voi qual è? La sfera più piccola, più è la luna, bravissimo. Qui infatti dice, la più piccola, quella più lontana dal cielo e più vicina alla terra. Come non farci venire in mente il cielo della luna, che noi abbiamo già parafrasato nel Paradiso di Dante, che infatti, vi ricordate, è il più vicino alla terra, no? Picarda Donati, no? Più vicino alla terra e più lontano dall'alto dei cieli, diciamo, no?
dall'empirio, eccetera, e risplende di luce non propria. Allora gli antichi hanno intuito, l'hanno capita questa cosa, eh? Almeno questa l'avevano capita gli antichi, che la luna risplende di luce non propria, ma di luce riflessa dal sole. Questa l'avevano capita, se c'è l'eclissi, dai, ci possiamo arrivare a questo. Non avevano capito che anche i pianeti non risplendono di luce propria. Questo non erano riusciti a capirlo. Però questa cosa qui, per quanto riguarda la luna, l'avevano capita. I globi poi delle stelle facilmente superavano la grandezza della Terra. Anzi, la Terra stessa mi sembrò così piccina da essere quasi scontento di quel nostro impero, col quale ne tocchiamo quasi soltanto un punto. Beh, come non farci venire in mente qui, ragazzi, diciamo questa vertigine, no? Di proporzioni, ci fa venire in mente le operette morali di Leopardi, persino la poesia La Vertigine di Giovanni Pascoli, cioè questa consapevolezza di essere un punto nell'universo. Intuizione anche questa, intuizione geniale, diciamo così, di Cicerone o degli antichi, che invece alcuni di essi pensavano alla Terra come enorme centro dell'universo. Invece qui c'è già un'intuizione di questa piccolezza nelle proporzioni della Terra rispetto alla grandezza dell'universo. E poiché mi soffermavo a guardarla, ti prego, disse l'africano, fin quando la tua mente sarà fissata sulla Terra? Ecco adesso il discorso che vi dicevo prima, cioè smette di parlare Lucio Emilio Paolo e riprende il dialogo fra l'africano e l'emiliano. Stai continuando a guardare per terra. Cioè, stai continuando a guardare la terra, dice Scipione l'africano a Scipione l'emiliano. Continui a guardare la terra, ma alza lo sguardo, ma guarda più in alto. Non vedi in quali templi sei venuto? Templi, qua deve esserci sicuramente, insomma, templa anche in latino, no? O templis, eccetera. Il discorso che vi facevo prima, templi nel senso in quali spazi sei giunto, eh? Tutto è connesso in nove cerchi, o meglio sfere. Ecco la concezione geocentrica, la visione che è abbastanza simile a quella di Dante. Vi ricordate, no? Paradiso, no? Nove cieli anche in Dante. Nove cerchi concentrici, eh? Dei quali uno solo è celeste, l'estremo che abbraccia tutti gli altri, l'empirio. Esso stesso Dio supremo che comprende e contiene gli altri. E in esso sono infisse quelle eterne orbite che sono percorse dalle stelle e al quale sono sottoposte le sette sfere che ruotano in senso opposto al cielo. Insomma, ovviamente gli antichi non sapevano come stavano effettivamente le cose, non conoscevano la legge della gravitazione universale e tutte le altre cose bellissime che voi state studiando, probabilmente in geografia astronomica, non ancora, nel secondo quadrimestre. Studierete nel secondo quadrimestre. Pertanto, certe volte c'erano queste rotazioni delle stelle orbite dei pianeti che dovevano essere alcuni giravano in un senso, altri giravano in un altro senso e non si riusciva a capire bene perché. Noi invece adesso lo sappiamo bene perché, no? Perché il Sole gira da una parte e i pianeti dall'altra, eh? Adesso lo sappiamo, che sono i pianeti che girano tutti quanti intorno al Sole. Di esse una sfera appartiene a quella stella che in terra chiamano Saturnia. Viene poi quel folgore favorevole e salutare al genere umano che è detto Giove. E quindi quello rosseggiante infausto per la terra che dite Marte. Quindi interiormente il Sole occupa quasi mezzo di quella regione, guida e principe del reggitore dei restanti astri. Mentre il principe regolatore del mondo è tanto grande da attraversare e riempire tutto della sua luce. A lui tengono dietro come compagni i cerchi di Venere e di Mercurio. Nella sfera più bassa ruota la luna accesa dai raggi del sole. Quel percorso, quel viaggio che noi adesso compiremo con Dante, quindi elevandoci dal primo cielo, che è quello della Luna, poi secondo Mercurio, il terzo Venere, il quarto il Sole, poi c'è il quinto che è Marte, poi c'è il sesto che è Giove e il settimo che è Saturno. Adesso invece in questo Somnium Scipionis lo stiamo ripercorrendo dall'alto verso il basso, quindi partendo da Saturno, poi giù. Giove, Marte, Sole, Venere, Mercurio e la Luna, che è appunto, come dicevamo, la sfera più bassa, la Luna, eh? La sfera più bassa.
Al di sotto poi non v'è più nulla se non mortale e caduco, a eccezione delle anime date per dono divino al genere umano. Quindi sotto la luna c'è tutto quanto è mortale, è destinato a morire, cioè quello che c'è sulla terra. Mentre al di sopra della luna tutto è eterno, mentre sopra il cielo della luna tutto quanto invece è eternità. Quella infatti che sta nel centro e viene per nona, la terra, sta nel centro e viene per nona partendo dall'alto e la nona. Partendo dal basso la prima, partendo dall'alto la nona. Questa è la visione, no? Avete capito, no? Degli antichi, no? Non si muove ed è la più bassa e verso essa tutte le cose tendono opera della propria gravità. Secondo la visione degli antichi, la Terra sta ferma al centro dell'universo e tutti gli altri ruotano. Invece noi sappiamo che invece la Terra ruota e non è ferma. Ma loro pensavano in questo modo. Altri video didattici su attuttascuola.it.